a disposizione dell'amministrazione comunale. L'assessore regionale Elena Donazzan si mette a disposizione dell'amministrazione comunale di Vedelago per fare in modo che Villa Emo rimanga patrimonio della comunità. Un impegno che l'assessore ha ribadito ieri a Palazzo Ferrofini, al sindaco Cristina Andretta e al vice Marco Perin arrivati a Venezia per discutere del futuro del complesso patrimonio dell'umanità. Dopo la dimostrazione di interesse da parte di un privato di acquistare dal Credito Trevigiano l'opera architettonica, il comune ha studiato delle possibili contromisure che vedrebbe entrare in gioco una cordata di imprenditori. Sarebbe veramente un bel segno, no? Imprenditori veneti che si riacquisiscono un patrimonio veneto. Valorizzare le finalità pubbliche di Villa Emo trasformandola, spiega l'assessore Donazzan, in un luogo per fare formazione nell'ambito del turismo. Potrebbe diventare una sede di una parte di una scuola, potrebbe diventare un grande laboratorio per le competenze turistiche del settore della ricettività del turistico alberghiero. Potrebbe essere il luogo di alcune scuole della nostra formazione professionale. Alla fine Elena Donazzan lancia un appello. Mi piacerebbe molto che la banca guardasse tra le offerte quelle che faranno restare questa villa molto veneta e molto legata al territorio.